Questa foto che ho usato dell'esempio è una foto scattata a Prato Nevoso sul Monte Malanotte, circa 1800 metri, quella che si vede sotto all'inizio della Valle Padana e tutte le città di sotto, però vedete che il cielo comunque, anche se c'è un fondo cittadino, è molto terso e si riescono a fare delle discrete fotografie. Quello è il mio telescopio pronto all'uso e con il quale vediamo che cosa si riesce a fare. Allora, cominciamo. Allora, innanzitutto ci sono varie tipologie di fotografia. Allora, si può fotografare semplicemente il cielo stellato. Quindi uno prende una macchina fotografica, la mette su un cavalletto, inquadra una porzione di cielo e fa una foto. Poi c'è la fotografia in parallelo, che vuol dire che se voglio fotografare il cielo, per esempio, la Via Lattea. La Via Lattea è visibile in alta montagna ad occhio nudo, però si intravede come un qualcosa di molto evanescente, come una strisciata chiara, non si riesce a percepire bene la quantità di stelle che ci sono. E quindi, se si vuole scattare una fotografia alla Via Lattea, bisogna fare in modo che l'obiettivo della macchina fotografica stia aperto per più tempo, per poter catturare tutti i dettagli. Peccato che qual è il problema? Che la volta celeste ruota durante la notte. Quindi se noi abbiamo un semplice cavalletto con una macchina fotografica posizionata, se teniamo l'obiettivo aperto per più di 20 secondi, cominciamo a vedere le strisciate del cielo. Le stelle non sono più puntiformi, ma cominciano a lasciare il segno e quindi la cosa non funziona. In questo caso abbiamo bisogno quindi di una montatura per telescopi motorizzata che insegua il movimento della volta celeste. Possiamo attaccare una macchina fotografica a questa montatura sia su un telescopio sia semplicemente anche sulla montatura e allora possiamo inseguire la volta celeste e tenere l'obiettivo aperto anche per minuti. Dopodiché c'è l'alta risoluzione. Alta risoluzione cosa vuol dire? Vuol dire fotografia di oggetti planetari o la Luna o il Sole, cercando di avere in restituzione un numero di dettagli il maggiore possibile. Adesso poi andiamo a vedere cosa si tratta. Si chiama alta risoluzione perché si inquadra proprio il pianeta al massimo ingrandimento possibile e si cerca di ottenere una foto col maggior numero di dettagli. Dopodiché c'è la più complicata di queste tipologie di foto che è il deep sky, cioè profondo cielo, ovvero sia riuscire a fotografare nebulose, galassie, ammassi, che chiaramente sono degli oggetti che in uso, diciamo in visuale a un telescopio vengono visti come oggetti molto evanescenti, di cui si percepisce l'entità, ma non si riescono a individuare i dettagli, cosa che invece con la fotografia questi emergono in maniera molto evidente. Quindi, come viene evidenziato sotto, a seconda del tipo di fotografia, occorre un diverso setup. Cosa vuol dire occorre un diverso setup? Vuol dire che servono tipi di montatura diversi, telescopi di un certo tipo, accorgimenti, accessori, modalità di ripresa, sono cose completamente diverse. Cioè, un telescopio, una montatura, una camera di ripresa non va bene per tutte le situazioni. Purtroppo, per ogni situazione, per ogni tipo di fotografia, ci vorrebbe un setup diverso. È chiaro che tutto non, cioè, se uno ha i mezzi e le possibilità, diciamo che spendendo svariate migliaia di euro, si possono, diciamo, acquistare tutte le varie tipologie di telescopio, montatura e quant'altro. Se uno si deve accontentare, bisogna cercare di individuare qual è quel telescopio, quella montatura, quel set di accessori che ci consentono di spaziare un po' in tutte queste tipologie di fotografia. Andremo a vedere anche che per quanto riguarda la fotografia del cielo stellato, fotografia in parallelo e deep sky, si parla di fotografie, mentre invece per l'alta risoluzione di pianeti, luna, sole si parla di filmati e andremo a vedere perché. Allora, fotografia del cielo stellato, molto semplice, tempi di esposizione relativamente brevi, vuol dire 10, 15, 20 secondi, a seconda della luminosità del fondo cielo, a seconda dell'oggetto che stiamo riprendendo. Questa è una foto molto semplice, c'è la Luna in alto e Venere che sta tramontando. Questa foto è stata scattata
quest'inverno, sarà dicembre mi sembra, sempre su apparato nevoso, vedete che c'è ancora la luce del sole che sta calando, e questa è una semplice fotocamera reflex su un cavalletto, tempo di esposizione mi sembra in questo caso una quindicina di secondi se non sbaglio, a 800 ISO e via, si ottengono già delle foto gradevoli. Chiaramente quando diventa più buio si vedono molte più stelle, si possono fotografare costellazioni tipo Orione, queste cose qui. E questa è una fotografia molto semplice. Chiaramente non necessita di nulla, diciamo, a livello di accessori astronomici, cavalletto e reflex. Qui le cose si fanno un po' più complesse. Questa è una fotografia in parallelo, quindi tempo di esposizione superiore a 20 secondi e quindi soggetta a quel fenomeno di movimento del cielo stellato. Allora, quel semicerchio nero che vedete non è altro che il tubo del telescopio, perché la macchina fotografica qui è appoggiata sopra il telescopio, montata con un aggancio particolare, e sostanzialmente il telescopio, essendo montato sopra la montatura equatoriale che insegue il movimento della volta celeste, la macchina fotografica segue, e quindi in questo modo si possono ottenere fotografie a lunga esposizione. Nella fattispecie questa mi sembra una posa di 90 secondi, quindi neanche troppo lunga. Chiaramente questa è una foto che va fatta solo sotto cieli abbastanza bui, perché qui neanche troppo, perché vedete che comunque qui verso il basso, dove ci sono le luci della città, il chiarore comincia a farsi sentire rispetto a questa zona che è più scura. Questa è un'antenna, un traliccio di antenne, e potendolo vedere più da vicino, mentre la volta celeste e il tubo sono molto nitidi, il traliccio invece è sfocato. Perché? Perché la montatura si muove e quindi le stelle vengono a fuoco perché vengono inseguite, mentre il traliccio invece risulta mosso relativamente, ok? Però suggestivo, poco ci importa. E quindi questa è la fotografia in parallelo. Quindi qui già serve una montatura equatoriale, sì o no, un telescopio e una macchina fotografica, possibilmente una macchina fotografica che abbia possibilità di dare dei tempi di esposizione abbastanza lunghi. In alcune compatte moderne di un certo prezzo si possono portare tempi di esposizione anche sopra 30 secondi, in altre purtroppo il limite sono 30 secondi e quindi certe cose non si possono fare. Da focale, mi scusi, che Questa qui è un grandangolo 28 mm, quindi il massimo dell'apertura, anche perché chiaramente è un campo molto largo, la Via Lattea è un oggetto molto esteso, quindi questo qui addirittura è un pezzo della Via Lattea. Qui è abbastanza suggestivo perché verso l'orizzonte si possono vedere proprio la differenza tra la quantità di stelle e le parti scure, quindi da questo contrasto. Più si va verso la zona dell'Aquila e del Cigno, invece si ha una, diciamo, ci sono molte più stelle e meno, diciamo, contrasti di questo tipo. Quindi diciamo che per riuscire a prenderla tutta bisognerebbe avere un grandangolo ancora più spinto. E quindi, però, diciamo che poi l'effetto è più o meno simile. Alta risoluzione, qui si cambia completamente perché, ecco, mi sono dimenticato, no, lo vediamo dopo. Allora, l'alta risoluzione consiste nel riuscire a fotografare pianeti, la Luna e il Sole. Discorso, diciamo, all'interno dell'alta risoluzione comunque c'è diversità tra fotografare pianeti e Luna e Sole. Cioè all'interno di una stessa, diciamo, categoria di oggetti del sistema solare, però c'è differenza nel fotografare Luna e Sole, che sono oggetti chiaramente molto più grandi, quantomeno visibilmente, rispetto all'inquadratura, che i non pianeti come Saturno, Giove, Marte, che sono oggetti comunque abbastanza piccoli. E quindi qui si cambia completamente discorso, non si fanno più fotografie, ma si fanno filmati. Perché si fanno filmati? Perché
Gli oggetti come galassie e nebulose sono oggetti molto deboli e bisogna fare una fotografia con un lungo tempo di esposizione, perché sennò non si riuscirebbero a catturare le luci emesse dai gas, dalle polveri, da queste cose. I pianeti sono molto luminosi, cioè sono oggetti facilmente visibili a occhio nudo. E quindi cosa succede? Succede che basta un tempo di esposizione molto breve. Però, siccome sono molto piccoli, per fotografarli dobbiamo aumentare parecchio l'ingrandimento, la focale di acquisizione, per riuscire a vederli grandi. Chiaramente andiamo ad aumentare anche l'effetto della turbolenza atmosferica, è un po' l'effetto come quando guardiamo l'asfalto, quando c'è il sole molto forte, c'è il calore. Se voi guardate, diciamo, sulla linea dell'orizzonte, vedete che l'aria calda crea un effetto di turbolenza. E quindi l'immagine viene distorta. È esattamente quello che succede con l'atmosfera terrestre quando andiamo a fotografare ad alti ingrandimenti questi oggetti. C'è proprio questo effetto di ribollio. Quindi cosa succede? Per riuscire a ottenere un'immagine nitida, bisogna cercare di scattare quanti più fotogrammi possibile in modo che nel mucchio ci saranno quei momenti in cui la turbolenza sarà minore. E quindi riusciamo a catturare qualche fotogramma nitido. Poi, con l'elaborazione, e quindi questo qui come lo si fa? Non lo si fa certo scattando tante foto, ma si fa un filmato. Il filmato è composto da tanti fotogrammi. Poi, con dei software particolari di elaborazione, andiamo a selezionare tutti quei fotogrammi che sono venuti bene, tra virgolette, scartiamo quelli che sono venuti male, mossi, no, non a fuoco. E a questo punto poi con altre tecniche di elaborazione tutti questi fotogrammi si mettono insieme, si compongono e si ottiene un'immagine finale. Chiaramente qui il setup è ancora diverso, nel senso che serve comunque una montatura equatoriale, serve un telescopio, però ci serve una telecamera digitale, una webcam oppure una telecamera più evoluta, comunque un qualcosa che sia in grado di catturare dei filmati. Poi ci serve un corpo ottico che si chiama lente di Barlow, che sostanzialmente è quello che in fotografia si chiama duplicatore o triplicatore di focale, cioè un qualcosa che riesca a aumentare la focale, quindi l'ingrandimento del nostro obiettivo, in modo da rendere l'oggetto più grande. Un computer portatile, chiaramente, perché dobbiamo pilotare una webcam o una telecamera e comunque dobbiamo acquisire il filmato direttamente sul computer e i software di elaborazione dedicati che poi andiamo a vedere. Andiamo alla cosa più difficile in assoluto, che è il deep sky, cioè il profondo cielo. Si possono fare fotografie a campo largo, quindi con oggetti tipo questo, che è la nebulosa di Orione, che è un oggetto relativamente grande, visibile direi in cieli bui anche a occhio nudo, volendo, o comunque con un binocolo, con un buon binocolo. E questa nebulosa, visibile in visuale in un telescopio come diciamo un corpo molto vasto e dai colori tenui dell'azzurro, chiaramente in fotografia dà tutt'altri risultati. Cioè noi in visuale le sfumature del rosso, per esempio, non riusciamo a percepirle, mentre invece in fotografia riusciamo a risaltare tutti gli ammassi di gas, la materia diciamo più scura che diciamo, nasconde le parti di gas, questi contrasti, diciamo tutte le varie stelle. Poi qui a seconda di quanto aumentiamo l'esposizione, facciamo comparire di più i gas, però qui perdiamo un po' il dettaglio delle stelle singole, perché chiaramente tutto non si può avere. Cioè, se si vogliono tirare su, far emergere più questi particolari, chiaramente il resto va in sovraesposizione. Però questi sono dettagli. Nel senso che poi si può fare quello che si vuole. E quindi qui però il problema è che per ottenere questi dettagli i tempi di esposizione sono molto lunghi. Molto lunghi vuol dire minuti. Se non si ha una montatura robusta, un ottimo inseguimento, ogni foto viene mossa praticamente, perché esposizione di minuti, cioè deve inseguire proprio perfettamente. E per questo serve, oltre alla montatura equatoriale robusta, un telescopio guida o una guida fuori asse. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una volta si faceva a mano questa operazione, adesso fortunatamente l'elettronica ci viene incontro,
Vuol dire che il sistema, per essere orientato sempre e inseguire sempre correttamente l'oggetto che stiamo fotografando, ha bisogno di un qualcosa che lo tenga sempre puntato. Quindi, se io prendo un altro telescopio più piccolo, lo metto in parallelo al telescopio più grande, metto una telecamerina che non è la macchina fotografica o la telecamera con cui effettuo la foto, ma un'altra telecamera attaccata a un computer che tiene d'occhio una stellina di riferimento. Ok? Supponiamo io voglio fotografare M42, prendo un telescopio più piccolo, prendo questa stellina, la punto al centro e con il mio software dico: prendi questa stella. Ogni volta che la stella si muove anche di pochissimo dal raggio di azione di dove ti ho detto di inquadrare, tu muovi la montatura in modo da riportarla dove era prima. Questa si chiama autoguida. Cioè il telescopio va per gli affari suoi, ha un motore che insegue la volta celeste. Però se per qualsiasi ragione il telescopio non sta inseguendo perfettamente l'oggetto nell'arco di quei minuti che io tengo il sensore aperto, questo sistema di autoguida, tenendo conto che c'è un puntino di riferimento, ogni volta che questo puntino deriva destra, sinistra, altro in là, dà i comandi alla montatura per riportarlo nella posizione. In questo modo siamo sicuri, quasi, che il nostro obiettivo sia sempre inquadrato perfettamente e quindi la fotografia viene nitida. Tutto questo teoricamente, perché poi subentrano altri fattori che poi andiamo a vedere. Serve comunque una fotocamera reflex per fare la fotografia o una camera CCD, è un oggetto ancora più complesso e dedicato solo all'astronomia, che sostanzialmente è una scatolotto con un sensore e non possiamo fare foto diurne. È solo fatto per l'astronomia, registra in bianco e nero rigorosamente, non ha sistemi di puntamento, mirini, live view, non ha niente. E quindi è molto preciso, molto bello, molto costoso, però è dedicato solo all'astronomia. Perché si usa una camera CCD? Perché la camera CCD ha la peculiarità di essere uno strumento che al suo interno ha un sistema di raffreddamento che limita il rumore termico, che poi andiamo a vedere che cos'è. Comunque siamo già, insomma, siamo già nell'acquisto di vari pezzi che comporta una cifra ragguardevole. Quindi camera guida, computer portatile, software di elaborazione dedicati. E quindi qui abbiamo visto più o meno che se voglio fotografare un pianeta, se voglio fotografare una galassia, già devo montare fisicamente delle cose diverse. Che telescopio devo usare? Telescopi sostanzialmente, senza andare a vedere tutti i tipi, grosso modo quelli che si usano di più sono il rifrattore apocromatico, che è praticamente il classico telescopio a lenti, quindi c'è una lente primaria, una lente secondaria con l'oculare, avvengono, diciamo, un asse ottico è unico, la luce entra da una parte, esce dall'altra e le lenti producono l'ingrandimento necessario. Chiaramente questo rifrattore avrà sicuramente un certo peso, più è grosso, più diciamo, perché il peso delle lenti, comunque il vetro pesa. Avrà un minimo di aberrazioni cromatiche se non è trattato, perché ho scritto apocromatico, perché sono l'ultima generazione di rifrattori che consentono di avere delle immagini nitide, perché sennò, diciamo, quelli fino a un po' di tempo fa telescopi di questo tipo provocavano un'aberrazione cromatica. Cosa vuol dire? Che gli oggetti praticamente dai lati avevano dei bordi rossi e blu perché comunque la luce, un minimo di rifrazione viene provocata dalla lente e quindi si hanno queste aberrazioni cromatiche. Adesso gli ultimi modelli hanno degli accorgimenti per cui questo difetto è stato abbastanza attenuato. Però comunque diciamo che il rifrattore apocromatico, finché lo prendiamo con un diametro da 180-100, comincia a essere di peso e di lunghezza contenuta. Se andiamo a diametri superiori, comincia a essere un qualcosa che pesa e soprattutto costa. Quindi
Riflettore newtoniano. Riflettore diverso dal rifrattore perché vuol dire che è costituito da specchi, non da lenti, quindi molto più leggero. La luce non segue un asse ottico diritto, ma fa dei rimbalzi. Nel caso del newtoniano, entra da una parte, rimbalza su uno specchio primario, rimbalza a 90 gradi ed esce da un oculare messo ortogonalmente al tubo. Qual è il problema? Il problema principale è la collimazione, cioè l'asse ottico deve essere perfettamente allineato tra i vari specchi, perché la luce deve fare un tot di rimbalzi. Sono tubi che sono vuoti, quindi da un punto di vista meglio perché non si creano condense, non si creano cose particolari, da un altro punto di vista entra polvere, insomma, c'è un altro tipo di discorso. Soprattutto sono grossi, cioè cominciano a essere tubi che per avere una focale discreta sono abbastanza grossi e pesanti comunque anche loro. Noi abbiamo un esempio, il nostro presidente ha un 30 centimetri, quanto pesa? 20 kg? Quasi. Una bella Ah, bestia, lungo 1,5 m. è lungo 1,5 m. Qual è il problema? Che 1,5 m di tubo montato su una montatura, se uno dà una baccicola in testa, questo oscilla per un quarto d'ora, perché per il principio delle leve. Finalmente arriviamo a quello che è in assoluto il più, non è il migliore, perché non eccelle in nessun campo in particolare, ma è il più versatile, lo Schmidt-Cassegrain. È quello che diciamo in fotografia si chiama catadiottrico, ossia è un tubo formato da specchi, la luce entra davanti, rimbalza su uno specchio primario, rimbalza nuovamente su uno specchio secondario, rimbalza nuovamente ed esce, quindi fa tre rimbalzi, e facendo tre rimbalzi possiamo, invece di fare un giro unico su un apocromatico, due rimbalzi su un newtonano, quindi ne fa tre, quindi posso fare il tubo più corto. Quindi a parità di focale ho dei tubi più corti, sono un po' meno luminosi, però svolgono molto bene il loro lavoro. E quindi direi che sia per portabilità, sia per problemi di oscillazioni, per problemi di vario tipo, soprattutto come performance, è il più consigliato per tutti e tre i campi. Anche se volessi fare fotografia deep sky a campo largo è preferibile un apocromatico, perché comunque non mi serve una focale incredibile. Cioè, per fare una foto di M42 o oggetti abbastanza grandi, non mi servono focali spaventose. Tra l'altro gli apocromatici sono molto nitidi come telescopi. E quindi per il profondo cielo a campo largo potrebbe andare bene un apocromatico. Il newtoniano va molto bene sia sul planetario sia sul profondo cielo, però è scomodo. Lo Schmidt-Cassegrain se la cava in tutti i campi e poi è quello più comodo in assoluto, quindi direi che è il più gettonato. Vabbè, qui se ne parla, quello che ho detto adesso. Allora, torniamo un attimo all'alta risoluzione. Fattori fondamentali per ottenere buoni risultati nella fotografia planetaria sono la collimazione delle ottiche. Se uno strumento è scollimato, le foto sono sfocate. Perché? L'asse ottico non è ben allineato e quindi diciamo, i raggi di luce si intersecano, perché se non sono allineati non rimbalzano dritti, ma rimbalzano per vie traverse e quindi c'è una sovrapposizione della stessa immagine nello stesso punto e l'immagine è sfocata. Purtroppo il seeing, quello non ci possiamo fare niente. Il seeing è la particolarità della turbolenza atmosferica che dipende da un sacco di fattori, nel senso. La serata può essere visivamente la più tersa, la più bella, la più asciutta. Uno dice bellissimo, vado a fare le mie fotografie, e poi ci accorgiamo invece che in quota ci sono delle correnti a getto che fanno sì che si impasta tutto. Cioè, quando voi poi andate a fotografare l'oggetto, vedete che è tutto impastato, oppure che bolle, oppure che sono vari fattori che fanno sì che il seeing non è adatto. Il problema è che c'è un seeing generale e un seeing locale, nel senso che magari in cielo è tutto perfetto, io mi metto a riprendere da qui e c'è un camino davanti che mi spara aria calda, se l'aria calda del camino interseca la direzione del pianeta che sto guardando, io vedo tutto a bolle. Cioè, quindi bisogna tener conto anche di dove mi metto,
nel senso fare le riprese, perché se mi metto davanti a un forno non riesco a fare niente. Poi, come faccio a ottenere più dettagli di una superficie planetaria aumentando il diametro del telescopio? Fare delle foto con un 20 centimetri non è la stessa cosa che fare con un 40 centimetri. E questo dipende solo dal diametro. Quindi è chiaro che costano di più, però più aumento il diametro, più aumento il dettaglio. È proprio una legge ottica, si chiama limite di Dowes, che dice che la, diciamo, capacità di uno strumento ottico di separare dettagli è data da una costante, 120, diviso il diametro del telescopio. Quel A apicetti vuol dire secondi d'arco. Facciamo un esempio. Io occhio nudo. A tot metri di distanza, se prendo un foglio e disegno due righe con un pennarello, a una certa distanza le vedo, se allontano il foglio vedo una riga sola, perché il mio occhio non è abbastanza ampio da riuscire a percepire la separazione che c'è tra le due righe. Stessa cosa succede nei corpi ottici. Più lo strumento è grande, più riusciamo, cioè più è largo, più il diametro è grande, più riusciamo ad acquisire dettagli. Quindi, se voglio fare alta risoluzione planetaria, devo comprarmi un telescopio grosso. Poi, videocamera di ripresa. Non tutte le videocamere di ripresa vanno bene, ci vogliono delle videocamere che permettano di acquisire filmati in formato non compresso. Cosa vuol dire non compresso? Avete presente quando fate le fotografie con le compatte che salvano in formato JPEG, per esempio? Il JPEG è un formato che per fare le foto piccole, cosa fa? Comprime. Cioè, se lui vede una porzione di cielo azzurro, lui dice: ah, questo quadrato qua è tutto azzurro, benissimo. Allora, per me, questo quadrato qui lo faccio diventare grosso così e lì è tutto azzurro. Mi sta bene, perché tanto ad occhio vedere, cioè, una porzione di cielo va benissimo. Il problema è che se lì ci sono dei piccoli dettagli, me li perdo, perché lui comprime tutto. E quindi se voglio ottenere dei dettagli devo usare delle webcam che mi possano fare filmati in formato non compresso. Campionamento corretto, qui c'è da fare tutta un'altra sbrodolata che poi lo vediamo finché elaboriamo, e poi lente di Barlow che è quello strumento che vi ho detto che amplifica la focale. Ci sono lenti di Barlow che arrivano fino a 5x. Deep Sky, fattori fondamentali per ottenere buoni risultati sono cieli bui e tersi. Chiaro che se riprendiamo dalla città, l'oggetto viene sovrastato dall'inquinamento luminoso, quindi più è debole, più non lo vediamo. Montatura equatoriale stabile e robusta. Stazionamento preciso. Cosa vuol dire stazionamento preciso? Vuol dire che la montatura deve essere allineata perfettamente al polo nord, celeste. Mi veniva il termine. Perché per quanto l'inseguimento della montatura è buono, per quanto io riesco a inseguire l'astro, però se sono anche solamente sfalsato di un pochino rispetto al polo nord celeste, se tengo l'obiettivo aperto per tanti minuti, ho quell'effetto fastidioso che si chiama rotazione di campo, ovvero sia le stelle strisciano comunque, perché io le sto inseguendo, ma le sto inseguendo con un asse diverso e quindi comunque non va bene, nel senso che l'autoguida l'abbiamo vista prima, e poi applicare un metodo scrupolosamente, calibrazione delle immagini, che adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Cioè, fare una foto deep sky comporta pazienza, nel senso che è un lavoraccio veramente. Cioè, per fare una foto bisogna starci tutta la notte, sostanzialmente, perché bisogna fare tante cose. Allora, andiamo un attimo adesso a vedere come si fa. Allora, procedimento e software consigliati. Questi sono quelli che uso io, ma che sono anche quelli che vengono usati in maniera abbastanza frequente dagli astro imager che si vedono in rete. Allora, acquisizione filmato tramite videocamera, l'abbiamo detto. Io uso questo software, che è WPX Astro Capture, per acquisizioni con la webcam. Se invece avete telecamere un po' più sofisticate, hanno il loro software di acquisizione. Per esempio, FlyCapture per la Point Grey Chameleon, che è una telecamerina per uso industriale che funziona molto bene e che permette di catturare parecchi fotogrammi al secondo in modo da ottenere immagini stratosferiche.
sempre più ferme e nitide. Poi c'è un altro software che si chiama AutoStacker 2 per l'allineamento e lo stacking dei fotogrammi, che andiamo a vedere. Poi Iris o Registar per l'enfatizzazione del dettaglio e Photoshop per l'eventuale composizione finale. E di questa roba qua li andiamo a vedere tutti. Deep Sky, qui c'è una sbrodolata di roba che veramente fa passare la voglia, che però se uno vuole ottenere dei risultati validi, purtroppo bisogna fare. Ci si può anche militare a scattare le foto all'oggetto e basta, però non è la stessa cosa. Quindi bisogna, adesso vi dico i passi, poi vi faccio vedere in cosa concerne la cosa. Allora, acquisizione singola esposizione, vuol dire io voglio fotografare M42, benissimo, punto, tutto quanto, faccio autoguida, eccetera, scatto una foto da 5 minuti, un'altra foto da 5 minuti, un'altra foto da 5 minuti, ne scatto 4-5, benissimo. Poi dovrei scattare altrettante foto da 5 minuti, con gli stessi ISO, nello stesso momento, cioè appena subito ho finito le foto, con il tappo sull'obiettivo, cioè devo fare dei fotogrammi bui. Perché? Perché purtroppo i sensori digitali patiscono il calore. Più il sensore è aperto, cioè più sta lavorando, più si scalda. Più si scalda, più ci sono delle correnti a livello elettronico che creano del rumore. Non so se vi è mai capitato di fare delle riprese non proprio di giorno, ma in luoghi un po' bui. Vedete che sono un po', non so se avete mai notato, sono un po' rumorose, cioè c'è quel tipo effetto neve della TV che non fu, c'è la grana, quella che era la grana quando si fotografava con una 1000 ASA, no? C'è quella grana. Quella grana, che è una grana, consentitemi il termine, perché poi viene fuori nelle foto, scattando questi fotogrammi di rumore, puro rumore, senza, quindi col tappo davanti, cosa succede? Che si possono poi sottrarre alla foto originale. Nel senso, se io faccio una foto da 5 minuti e fotografo l'oggetto M42 con tutto il rumore e faccio una foto del rumore, la posso sottrarre, perché comunque è un formato digitale, sono bit, sono numeri, quindi se c'è del rumore, però cosa succede? Il rumore non è sempre uguale, è una cosa che è un po' random, no? Cioè nel senso va a casaccio. Allora cosa faccio? Se io faccio più scatti col tappo e poi faccio una media, è probabile che qua e là becco tutte le situazioni, ok? Infatti è quello che si fa. Quindi si fanno almeno una decina di fotogrammi di rumore buio, si chiamano dark frames, e si tolgono. Volendo fare i pignoli c'è anche l'offset frame, che vabbè, un'altra cosa. Il flat frames invece sono dei fotogrammi che si scattano con un tempo di esposizione breve. C'è chi lo fa facendo una foto allo schermo bianco del monitor, per esempio. Io mando lo schermo, metto in riproduzione uno schermo bianco e fotografo quello. A cosa serve? Serve perché se ci sono dei grani di polvere sulla lente, la vignettatura del tubo ottico che tende a fare le zone ai bordi un po' più scure, eccetera, con lo stesso sistema si può sottrarre alla foto originale. E anche lì bisogna fare una decina, mediarla, eccetera, eccetera. Dopodiché cosa succede? Una volta ottenuti tutti questi frame da sottrarre, prendo le mie foto che ho fatto e gli sottraggo tutti questi frame, e c'è un software che lo fa. Poi cosa devo fare? Devo prendere le singole foto che ho scattato, ma perché non ne faccio una foto all'oggetto? Perché quando si usava la fotografia analogica, più la macchina stava aperta, allora nell'analogica potevo fare una foto solo, cioè avevo un negativo, era una foto, quindi io tenevo, se volevo tirare fuori tutto il colore, tutto quanto, dovevo tenere l'obiettivo aperto 10 minuti. Invece adesso cosa succede? Con il digitale io posso fare, invece che una foto da 10 minuti, posso fare 10 foto da un minuto e poi le sommo matematicamente e ottengo lo stesso risultato di come se avessi fatto una foto unica da 10 minuti. Qual è la differenza? Che se tengo aperto l'obiettivo per 10 minuti ho un sacco di rumore perché il sensore si scalda. Se invece faccio 10 foto da un minuto il rumore è meno. E soprattutto se le sommo, tutto quello che è la luce proveniente dal nostro oggetto si va a enfatizzare. Il rumore, che invece non è sempre nello stesso punto, va a disperdersi, perché poi una volta che ho fatto queste somme faccio una media matematica, e quindi se io faccio 10 volte 5 la media è 5,
Se io sommo 10 volte 1, 0, 2, 0, cioè non è mai nello stesso punto rumore, rispetto al segnale luminoso, questo valore di rumore va a scendere e quindi si attenua in maniera evidente. Poi vabbè, dopo aver fatto allenamento, lo stacco, eccetera, bilanciamento del colore, tutti, poi a seconda di uno come vuol fare la foto, la enfatizza un po' di più, un po' di meno. Va bene. Allora, questo me lo sono fatto io per promemoria, andiamo un attimo a vedere due cose. Allora, facciamo subito un esempio di alta risoluzione, quindi planetario. Allora, abbiamo detto che planetario, vi faccio vedere come appare un pianeta, nella fattispecie Giove, ripreso con una webcam in condizioni di seeing molto buono, quindi serata fortunatissima, particolare, senza andare in montagna. Questo l'ho ripreso da Via Trilussa dal terrazzo di casa mia. Ok? Ecco, questa è una ripresa del pianeta. Vedete che comunque si muove. Cioè c'è un po' di turbolenza, ok? C'è la macchia rossa, si vede qui, qui c'è un satellite, qui c'è l'ombra del satellite proiettato dal sole, qui ci sono le due bande equatoriali e poi ci sono un po' di dettagli. Purtroppo qui si vede, cioè, si vede, però sul monitor si vede molto meglio. Questo è un filmato nature, come si dice, cioè acquisito dalla webcam appiccicata all'oculare del telescopio. Benissimo. Allora, vediamo come si procede per elaborare un'immagine di questo tipo. Una volta era una cosa abbastanza macchinotica, nel senso che lo stesso programma Iris, che è quello che va bene un po' per tutto, avevamo fatto delle lezioni 3 anni fa su come si faceva, ci siamo stati un'ora solo per elaborare. Adesso in 3 minuti si fa tutto. Fortunatamente hanno inventato, che l'ho perso perché mi ha spostato tutte le icone, eccolo qua, questo bellissimo software che si chiama AutoStacker 2, l'hanno fatto un olandese. Tra l'altro questi software sono tutti fatti da astrofili, che fortunatamente sono anche informatici, e fortunatamente li condividono al mondo in maniera gratuita. Allora, molto semplicemente, ecco, innanzitutto guardate, ci sono questi due file, questo è sempre Giove, che per comodità avevo salvato in formato DivX, che è un formato video compresso, ok? E vedete che occupa solo 2 mega e 809 kilobyte. Però, se io andassi a elaborare questo filmato, non otterrei lo stesso risultato dell'elaborazione del filmato, quello che vi ho fatto vedere prima, che non è compresso e che è grosso ben 460 mega. Perché tutti i singoli fotogrammi sono fotogrammi veri, mentre nel formato di VIX sono interpolati, quindi il software ci mette del suo, crea un po' di artefatti, quindi anche se lo andassi a elaborare perderei delle informazioni. Quindi, sempre usare webcam, telecamere che producano un formato non compresso. Fondamentale. Sarebbe punto AVI. Punto AVI non compresso, che lo fanno tipo l'SPC 900 della Philips, la Point Grey Chameleon, tutte queste cose. Si prende semplicemente il file, lo si trascina qui dentro, dopodiché si crea questa barra a scorrimento che scorre tutti i fotogrammi. Ok? Allora, io cosa faccio? Scorrendo la barra vado a scegliere quello che è per me un fotogramma sufficientemente nitido. Diciamo, me li guardo un po' e guardo quelli che sono, cioè guardo un fotogramma che secondo me è abbastanza nitido, tipo questo qua, vedete che è molto sfocato. Vedete che si perde addirittura la visibilità del satellite, non si vede più, no? Mentre invece se scorro un attimo, questo qui già si vede meglio e sicuramente ce ne sono di migliori. Supponiamo questo, io qui sul monitor lo vedo molto bene, lì già. Vabbè.
Allora, cosa devo fare? Spunto questa opzione singolo e faccio un riquadro per dire al software dov'è il pianeta. Ok? Facciamo qua così. Allora, così. Ecco, perfetto. A questo punto, una volta che ho detto al software dov'è il pianeta, vedete che qui c'è superficie o pianeta? Superficie se elaborassi la Luna, cioè il sensore chiaramente non riesce a inquadrare tutta la Luna, inquadrerebbe un cratere, tutta la più parte di cratere. Mentre qui gli dico, guarda che sto elaborando un pianeta, quindi ti do proprio una cornice dove il pianeta è. Perfetto. Tutto il resto lo possiamo lasciare così com'è. Clicco il pulsante Analyze, lui parte e quello che una volta si faceva in 10 minuti, lui l'ha già fatto. Allora, lui cosa ha fatto? Si è controllato tutti i fotogrammi, ha controllato con degli algoritmi quali sono i più nitidi e quali sono i più sfocati, ha ordinato la sequenza dal più nitido al più sfocato e mi ha creato un grafico qui dove io chiaramente posso vedere su questa linea che ondeggia che spostamenti ha fatto il pianeta durante la ripresa, perché chiaramente, un po' per la turbolenza, un po' per la montatura che non è. Ecco, diciamo che per la ripresa planetaria non serve né una montatura robusta, né una montatura precisa, né un centraggio perfetto, né un allineamento perfetto, perché tanto i fotogrammi sono talmente veloci, il tempo di acquisizione, che non c'è bisogno di accorgimenti, perché tutto poi viene assestato dal software. Tenete conto, tra l'altro, anzi, che purtroppo più fotogrammi riesco a prendere, meglio è. Ma nel caso di Giove, che ruota intorno al suo asse in 10 ore circa, se sto troppo tempo ad acquisire filmati, i fotogrammi poi, dal primo all'ultimo, sono diversi, perché c'è stata la rotazione del pianeta. Cioè, adesso l'ombra è lì. Se vi faccio vedere il filmato di 10 minuti dopo, è da un'altra parte, perché il pianeta è ruotato, i satelliti sono ruotati. Quindi non posso poi elaborare immagini molto diverse da loro. Cioè, il programma non ce la fa. Quindi io ho un arco temporale per la ripresa breve, cioè devo essere rapido, nel senso un minuto al massimo. Quelli di quanti secondi erano? Questi qui sono 700, c'è scritto qua, 750 fotogrammi a 15 fotogrammi al secondo, quindi facendo una divisione si ottiene il numero di secondi. Sì, una roba, perché io qua sono andato a fotogrammi, non sono andato a tempo di esposizione in minuti. Gli ho detto acquisiscimi 750. Diciamo che se ne potrebbero acquisire di più. Però, allora, quindi, da questo grafico io capisco che, vedete questa linea verde che scende, no? Questa qui è la qualità. Da questo fotogramma in poi la qualità va sotto alla media, diciamo, e quindi sarebbe meglio non prendere più di questi fotogrammi. Per avere proprio l'optimum mi tengo ancora un po' più in qua. Se vado a vedere qui, lui mi dice che sono a 366 di 750 fotogrammi, quindi ne sto prendendo più o meno la metà, ok? Allora, in questa casella, a questo punto, gli devo dire quanti fotogrammi voglio prendere. Facciamo 360, dai. Scrivo 360. Oppure mi dà la possibilità anche di dire quanti ne vuoi prendere? Prendi il 50%. Vabbè, comunque diciamo questo. Allora, qui lascio tutto così. A questo punto gli dico stack. Cosa vuol dire stack? Vuol dire prendi tutti i fotogrammi che ti ho detto, quelli buoni, impilameli, quindi allineameli tutti, sommameli. E fai una media in modo da togliere rumore, eccetera, eccetera, e fare tutto. Facciamo, eseguo, ok? Ah, 4 secondi a fare la prima cosa. 5, 4, 9, 6. Ora sta facendo l'ultima operazione, che è quella un po' più complessa. Ok,
Ok, adesso ha finito. Allora, ha creato una directory con vari fotogrammi di output. Allora, se andiamo a vedere, questi fotogrammi in realtà non sono ancora belli nitidi, perché questa è quella che si chiama immagine grezza di risultato, cioè tutta l'informazione del dettaglio c'è, ma va estratta con degli algoritmi che questo software supporta non proprio, cioè c'è diciamo, il sistema per dargli comunque un'immagine finale e basterebbe spuntare questa casellina qua che dice sharpened image, cioè immagine dettagliata, però diciamo che ci devono ancora un po' lavorare, non è proprio il risultato migliore. A questo punto io mi avvalgo di un software che si chiama Iris, potrei usarne anche un altro che si chiama Registax, ma preferisco Iris, che è un po' più fine come algoritmi, dove semplicemente faccio un'operazione di enfatizzazione del dettaglio. Allora, lancio Iris e allora, Iris ha un'interfaccia abbastanza vecchio stampo, cioè alcuni comandi si possono dare dal menu, altri bisogna darli da linea di comando. Però vi garantisco che è un software molto molto potente ed è anche lo stesso software che si usa per il profondo cielo che adesso vediamo. Allora, io faccio load. Allora, facciamo load di immagini grafiche, le vado a prendere dal mio disco G. Progetti, gas, workshop, acquisizioni ed è qua, prendiamo questa qua la prima. Allora, vedete che lui adesso spara tutto bianco, no? Perché essendo molto potente questo software permette di vedere un'immagine settando delle soglie di visualizzazione di tutta la dinamica dell'immagine, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che un'immagine a seconda di come alzo i parametri di soglie di visualizzazione diciamo, dei valori di luminosità dei singoli pixel, posso, diciamo, aumentare la luminosità, chiaramente poi andando a andare in saturazione, però vedete, in questo modo mi permette di enfatizzare la presenza del satellite, cioè posso fare diversi studi sull'immagine. A me adesso interessa invece vedere l'immagine classica, no? Allora, questa immagine, che è l'immagine grezza, con il menu Processing, io posso andare a utilizzare questo comando Wavelet, che è un comando che consente di andare a enfatizzare il dettaglio planetario a vari livelli, partendo da livelli più grossi a livelli più fini. Vedete che qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5 cursori che permettono di enfatizzare i livelli fini, anzi finissimi, fini, medi, larghi e grandissimi. Allora, nel caso di un pianeta, diciamo che lavoriamo solo con finissimi e fini. Allora, io metto adesso autoverifica e verification, in modo che ogni volta che agisco su questi parametri, automaticamente mi si aggiorna l'immagine. Allora, questo provo a tirarlo bello su. Vedete un attimo che come è diventato molto più dettagliato. Tiro su anche questo. Ecco, il problema qual è qui? Quello di non esagerare. Nel senso che se io faccio così, chiaramente non va bene. Cioè, bisogna anche un attimo capire quando si sta esagerando o meno. Però, allora, qui sul monitor, beh, si vede già abbastanza bene. Allora, vediamo un attimo, intanto a capire un attimo quali sono i difetti. Allora, vedete che abbiamo enfatizzato parecchio i dettagli, no? Adesso sono molto più chiari, per esempio. Prima questa macchietta bianca qui non si vedeva, adesso l'abbiamo tirata su, questo qui è un vortice della turbolenza. Poi sono comparsi dei dettagli sempre di vortici qui intorno alla macchia rossa, si è enfatizzata l'ombra, queste striature, insomma, si vedono diversi particolari. Chiaramente il tutto limitatamente all'apertura del mio telescopio che consente di vedere dettagli di un certo tipo. Purtroppo è limitato proprio otticamente. Avessi avuto un telescopio più grosso si vedevano più dettagli. Però
Si vedono anche un po' di problemini, vediamo se riesco. Ecco. Per esempio, quello che vi dicevo dell'aberrazione ottica delle lenti, io qui ho usato una lente di Barlow per amplificare la focale. La lente di Barlow è un corpo ottico, quindi ha delle lenti, e vedete infatti che qui c'è dell'azzurrino, qui c'è del rosso, che sono aberrazioni cromatiche. E queste qui purtroppo poco ci si può fare. E comunque avete visto che quanto ci abbiamo messo? 2 minuti. Poi questa si può salvare, chiaramente una volta che io do ok, posso fare, aprendo questa iconcina viene fuori una linea di comando, io posso fare save, anzi save BMP, per esempio save bitmap Jupyter, me la salvo. E dopodiché in Photoshop magari ci aggiungo nome, cognome, data, oppure posso ancora elaborarla come contrasti, luminosità, posso fare quello che voglio. Però sostanzialmente la pratica è quella, quindi fare un filmato in una giornata di sync come si deve, cioè senza troppa turbolenza, in modo da... perché se... vediamo se ce l'ho qui, vi faccio vedere un'acquisizione. Allora, vediamo se ce l'ho, M27 campagne, acquisizione, vediamo se ce l'ho qua, ecco, Giove, vediamo questo, eh. Ecco, vedete, questo è un altro filmato di una ripresa di Giove fatta un po' di tempo fa, vedete che questa è inguardabile, cioè non è... posso fare tutte le elaborazioni che voglio, ma... cioè, intravedo che c'è la macchia rossa qui, ci sono, va bene, le due bande equatoriali, ma... Non, cioè io posso provare a elaborare quello che voglio, ma di qui una foto come si deve non la ottengo. Quindi la prima cosa è che la giornata sia favorevole per fare la ripresa, se no non ci si cava niente. Ok? Riccardo, com'è? Mi sono fermato al processing di Iris, Al? al processing di Iris, quando hai elaborato l'immagine. Da qua? Sì, esatto, Sì. quando Beh, c'hai... processing. Sì. Allora, file, load, la prima, ok? Sì. Tiri su, processing, wavelet, ok? Dopodiché, tiri su, beh, spunti, autoverifica, nella casellina a destra. Dopodiché tiri i cursori, i primi due cursori li tiri su finché ottieni un'immagine, diciamo. Un'immagine completamente bianca. Devi prendere questa dei threshold, questa finestrella qua. E dov'è la finestrella? Come la faccio uscire fuori? Questa da. Aspetta, sono queste qua, queste levettine qui. Mi Ah, sembra. sì. Ce l'hai? Aspetta, provo a chiuderla un attimo. Sì, no, questa qua, guarda, Vicky, questa qua. La Ah, sì, infatti. quarta. Trovata? Ecco, Sì, però non... tira la leva, quella Però sopra, la sposti tutta a destra. Ecco, non mi è... È opacizzata, non c'ho... Ah, eccolo qua, l'ho visto. Così, spero sulla destra. la tiri tutta a destra e quindi, vedi, da così Sì, ok. ti diventa così. Ok? Sì. A sto punto, A sto punto processing. fai processing, wavelet e poi ci giochicchi. Ok? Ok. Chiaramente poi bisogna fare tentativi su tentativi su tentativi. Però in sostanza è abbastanza. Cioè, una volta che si ha un filmato come si deve, poi l'elaborazione è abbastanza semplice. Cioè, il software si scarica, è gratuito, uno si mette lì. Tutti e due sono gratuiti, sia AutoStacker che Stacker, Iris, insomma, solo. quindi è abbastanza semplice. Allora, passiamo velocemente al profondo cielo e vediamo di che cosa si tratta. Allora, elaboriamo per l'occasione una foto fatta dal nostro presidente dall'Austria. Quindi cielo piuttosto buio, condizioni ottimali e in particolare
Allora, qui andiamo a vedere M27, detta anche nebulosa Manubrio o Dumbbell. Allora, come si procede? Innanzitutto servono le fotografie scattate con la fotocamera reflex in formato RAW. Che cos'è il formato RAW? È un formato che tutte le fotocamere reflex hanno a disposizione e che non è compresso. Quindi, oltre alla JPEG, possiamo dire alla nostra reflex di scattare anche di salvare le immagini in formato RAW. In particolare la Nikon salva in un file che si chiama appunto NEF e la Canon in formato CR2, mi sembra. E sono praticamente l'immagine che la fotocamera ha registrato sul sensore senza nessun procedimento artificio, cioè l'immagine proprio naturale catturata dal sensore. Allora, come si procede? Vedete che il nostro presidente ha scattato anche ben due fotogrammi di quelli dark col tappo, che sono questi. Due sono un po' pochini, però meglio di niente. Ok? Ha scattato 5 foto del soggetto e 2 foto dark frame. Allora, vediamo un attimo, apriamo Iris. Allora, Iris va innanzitutto configurato schiacciando sull'iconcina della macchina fotografica, possiamo accedere al settaggio della macchina fotografica e bisogna scegliere il tipo di macchina fotografica con cui sono state scattate le foto, perché comunque ogni macchina fotografica, ogni sensore ha il suo profilo. E quindi è opportuno dire con che macchina fotografica sono state fatte le foto, per una questione di bilanciamento colore e anche altri fattori. Allora, la macchina fotografica di Sandro nella fattispecie qui non c'è, ma è assimilabile a una di 300, di 100, di 200. Quindi il settaggio va bene. A questo punto c'è proprio un menu specifico che si chiama Digital Photo, dalla quale io scelgo Decode RAW File, ossia mi vado a prendere, mi si apre questa finestrella, mi sparisce tutto, mi si apre questa finestrella dove io ho la possibilità di selezionare le immagini che voglio che vengano processate in modo da poterle gestire. Allora, partiamo un attimo dai dark frame, che sono queste due. Le prendo, le trascino e gli dico, voglio che le immagini abbiano un prefisso D. Convertimele in questo formato CFA, che è proprio un formato di Iris che gestisce in bianco e nero proprio l'immagine nuda e cruda del sensore digitale. Quindi dico convertile per Iris, ok, basta, finito. Allora, andiamo a vedere cosa è successo. Allora, Iris, ogni operazione che facciamo, una volta che gli abbiamo detto dove andare, in che directory andare a lavorare, io per esempio ho scelto la cartella di astronomia Iris PRJ, vabbè, mi crea, vedete, due immagini di uno e di due che sono, siccome gli ho detto di salvarmi delle immagini con prefisso D, gli ho dato due immagini, lui mi crea automaticamente di uno e di due. Sono due immagini in formato PIC, che è un formato proprietario di Iris, e queste immagini, come potete vedere, io adesso agisco sulle soglie, sono delle immagini, queste qui non sono stelle, sono l'immagine del rumore digitale del sensore della Nikon. L'esposizione mi sembra, Sandro, cos'era, 5 minuti? Più o meno, Sì, sui 5, sui 5 minuti. 5, 6, Allora, 6 minuti. una fotografia digitale con esposizione di 5 minuti col tappo produce questa cosa. Quindi è ben diversa che un'immagine nera completa, cioè c'è un bel po' di rumore, di informazioni qui dentro. È chiaro, adesso io lo sto visualizzando in maniera molto enfatizzata, perché poi in realtà diciamo che si vede così, quindi si vede qualche puntino ogni tanto, ok? Però c'è. Benissimo. Allora, abbiamo detto che prendiamo tutte le immagini di dark,
le compattiamo insieme, ne facciamo una media in modo che poi la sottrarremo al resto delle fotografie. Allora, per fare questo si va sempre su Digital Photo. Ah, scusate, non abbiamo qui quei famosi file che si chiamano offset, perché Sandro non li ha scattati, quindi ne facciamo uno finto. Per farne uno finto prendo uno di questi qui, qualsiasi, intanto apro la finestra dei comandi, perché Iris purtroppo lavora anche molto con questa finestra qua di dare comandi manuali. Allora, io prendo un fotogramma qualsiasi, dico fill 0, creo un fotogramma completamente nero, buio, quindi anche se andrò a sottrarlo, sottrarrò 0, quindi è ininfluente, però mi serve perché il software lo vuole, e lo salvo con il nome offset, che è quel famosissimo fotogramma che serve per l'elaborazione, che non abbiamo, lo creiamo finto, pace. Allora, nella nostra directory è stato creato, vedete, questo fotogramma offset. A questo punto, dal Digital Photo creo Make a Dark. Gli do tutte le immagini con prefisso D, al quale verrà sottratto l'offset che è finto, ma non importa. Quante sono le immagini dark? Due. Benissimo. Fai la media. Ok. Basta. Lui l'ha generato. Il risultato è qui dentro ed è sostanzialmente più o meno questo. Vedete? Non cambia molto da prima. E lo salvo come dark. Questo è il mio fotogramma dark. Non ho neanche purtroppo il flat, che è quella foto fatta sullo schermo bianco per evidenziare grani di polvere, vignettatura, macchiette, gradienti strani. Non ce l'ho. Lo facciamo finto. Come facciamo? Facciamo fill. Stavolta dobbiamo dare una certa luminosità, tipo 5.000, vediamo, adesso do dei numeri a caso, ecco, una mezza tonalità di grigio, tanto non è che ci importi molto. E lo salvo come flat. Purtroppo un procedimento lungo, ma va fatto. Benissimo. A questo punto posso finalmente importare le foto vere e proprie, quindi dovrò rifare decode raw file e prendere tutte le mie immagini dell'oggetto DM27, digli che queste le chiamo I, immagini, convertile in CFA. Lui converte tutto. Quando ha finito, mi ha salvato, vedete, I1, I2, I3, I4, I5. Allora, ora sono immagini in bianco e nero. Proviamo un po' a aprirne una, vediamo cosa succede. Eccola lì. Vedete che agendo sui livelli compare la nostra nebulosa. Adesso qui è un po' sparata, però. Ecco, diciamo che al telescopio più o meno si vede così, a colori, cioè azzurrina. Però più o meno si vede così. Ok, questa è un'immagine, eh? Questa è un'immagine solo. Eccola qua. Benissimo. Allora, vediamo un po'. Se riesco ad andare a farvi vedere. Ecco. Qui si vedono, vedete questi puntini? Vedete questi puntini piccoli? Questo qui non sono stelle, è rumore, ok? Che spero di andare a togliere sottraendo quel file che abbiamo preparato prima di rumore, ok? Allora, quindi sostanzialmente una volta che ho caricato le foto, le faccio un processo che si chiama. Allora, come processing. Allora, gli dico, le immagini I, toglimi l'offset, toglimi il dark, toglimi il flat, questo lasciamo perdere, e chiamamele M27, sono 5. Diamo ok, lui le processa. Ok,
Le ho chiamate M27, quindi chiamo, faccio load M27, scusate, la prima per esempio, e vediamo che cosa ha combinato. Come me la chiamate? Ah no, M7 ho scritto, scusate, quindi M71. Allora, load M, vabbè, sono sbagliato. Eccola qua, qui c'è la prima, vediamo un po'. Vedete che per esempio puntini strani che c'erano prima non ce ne sono. Cioè queste che vedete in parte inseguite un po' male perché c'è un po' di mosso, c'è un po', vedete che le stelle non sono perfettamente rotonde, beh, siamo anche a un livello di ingrandimento notevole qua. Però il rumore teoricamente se n'è andato. Benissimo. Una volta che ho sottratto tutta sta roba qua, posso tornare nella modalità a colori. Quindi posso fare questo comando, sequence, aspetta, digital photo, sequence CFA conversion, che mi ritrasforma queste foto in bianco e nero nei colori. Quindi gli dico M7 il prefisso. Output name, stavolta lo chiamo M27C per dire a colori, sono 5. Lui le elabora. Quindi cosa ho fatto? Ho preso le foto grezze, gli ho tolto il rumore e adesso me le rimetto a colori. Ok? Allora vediamo un po'. Questa è una delle foto. Vediamo cos'è successo nel colore. Ah, sta ancora processando. Chiaramente queste sono foto abbastanza grosse perché... Allora, load M27 color 1. Vediamo com'è venuta la prima. Allora, agisco sempre sulle soglie di colore. Ecco, ho la mia immagine a colori ed è questa qua. Adesso, questa è un'immagine. Ok? Adesso cosa faccio? Prendo le 5 immagini, le prima le allineo e poi le sommo. Un metodo di allineamento abbastanza veloce consiste nel andare a cercare una stella che non sia troppo satura, troppo sparata. Vabbè, prendiamone una, per esempio questa, la incornicio. Vado nel processing e gli dico stellar registration, cioè metti a registro basandoti su quella stella. Ci sono vari metodi, a zone, a più stelle, per esempio se ci fossero problemi anche di rotazione di campo, considera anche la rotazione, però chiaramente ci mette molto di più. La maniera più semplice è questa, quindi gli dico di prendere tutte le M27C, di chiamarle M27A allineate, sono 5, metodo una stella. Parte, le allinea. Adesso ha creato delle nuove immagini che sono tutte allineate, sono tutte pronte per essere sommate. Come faccio a sommarle? Vado sul menu Digital, scusate, Processing e faccio Add a Sequence. M27A, quelle che ho appena fatto allineate, sono 5. Allora, normalize if overflow vuol dire, visto che lui sta facendo una somma, se mentre fa questa somma i colori tendono troppo a estendere in luminosità e quindi a diventare troppo sparati, lui li attenua. E adesso facciamo una somma aritmetica, quindi proprio esaltazione del dettaglio al massimo. Vedete come cresce l'intensità pian piano, ha fatto un po' di lampi. Allora, questa che salvo come save M27 aritmetica, somma aritmetica. È il risultato della somma e allineamento, allineamento e somma dell'aritmetica dell'oggetto. Qui chiaramente il rumore si è molto attenuato e l'oggetto è stato molto enfatizzato. Vedete che sono spuntati dei particolari che prima non c'erano, queste zone qua sotto prima non si vedevano bene, adesso sono state enfatizzate.
A questo punto posso fare altri tipi di elaborazione, quale bilanciamento del colore, per esempio, io posso dire che questa zona dove non ci sono stelle è nera, quindi dico black. Fondo viene di colpo molto più scuro e l'oggetto, vedete che comincia ad avere una connotazione a colori un po' più. Poi posso anche dire bilanciamento del colore, per esempio se voglio esaltare un po' più i rossi, posso tirare sulla gamma dei rossi, vedete che i rossi si ravvivano un po', posso diminuire, vedete se agisco su questo chiaramente diventa un colore che non è il suo, perché non è verde questa nebulosa. Comunque posso, se diciamo l'oggetto celeste è influenzato da un colore del cielo, magari è inquinato dalla luce della città sul rosso, sull'arancione, posso comunque bilanciare i colori in questo modo. Questa è una foto fatta in un cielo abbastanza buio, quindi i colori sono abbastanza naturali. Dovessi fare una foto così dalla città, è chiaro che viene un'altra cosa, oppure dovrei intervenire mettendo dei filtri anti-inquinamento luminoso, che sono dei filtri che non lasciano passare la frequenza delle luci al mercurio o quant'altro. È chiaro che se si va sotto cieli bui in montagna è un'altra cosa, vengono molto meglio. Ci sono altri metodi di somma, cioè scusate, di stacking, cioè io adesso ho fatto una somma aritmetica, posso fare anche una somma mediana, cioè questo è andato proprio a sommare e ha esaltato tutto. Posso fare anche una media, nel senso che in questo modo io è vero che tiro su l'intensità dell'oggetto, ma il resto delle stelle va in saturazione, cioè questa non è la colorazione reale delle stelle, così sono molto saturate. Quindi posso anche fare altri tentativi. Poi questo software è veramente di una complessità mostruosa, nel senso che posso effettuare delle elaborazioni, applicare degli algoritmi logaritmici di stretching, dinamica, posso fare veramente la qualsiasi cosa, ricordandosi sempre che tutte le operazioni che faccio posso salvare risultati intermedi, in modo che se sbaglio qualcosa o la cosa non mi piace, posso ripartire da un certo punto. Quindi adesso io questa qui l'ho salvata come aritmetica, però nulla mi vieta di ridare il comando processing e fare un add sequence, invece di fare aritmetico, fare mediano, partire sempre da quelle allineate, ok, lui parte, mi rifà un'elaborazione, io non ho distrutto niente, nel senso che posso rifare comunque un'elaborazione, vedere il risultato e salvarla in un altro modo e ho tutte le differenti soluzioni. Ecco, questa è, vediamo, com'è venuta. Vedete che questa, le stelle sono molto meno saturate, perché lui cosa ha fatto? Ha sommato tutte le immagini, ma poi ne ha fatto una media, quindi la luminosità non è schizzata come prima perché ho fatto una somma, ma poi l'ho mediata, quindi l'oggetto è sicuramente molto meno luminoso, però continuo a vedere le stelle di un colore abbastanza naturale. E qui soprattutto ho abbattuto il rumore, nel senso che se faccio una media abbatto molto di più il rumore, perché invece di sommare e basta, quindi anche il rumore si somma, qui faccio una somma però medio, è una cosa molto luminosa perché è un segnale vero, mi viene enfatizzata, un segnale fittizio che cambia da un fotogramma all'altro, facendo una media mi sparisce. Quindi vedete che in effetti si possono fare delle cose notevoli. Chiaramente più immagini ho dell'oggetto, più riesco a enfatizzare, quindi ho solo 5, però viene già un risultato discreto, ne avessi avute 20. E tra l'altro si possono effettuare foto anche in serate diverse. Cioè, io posso fare una sessione di ripresa oggi, faccio 5 foto, domani ne faccio altre 5, dopodomani ne faccio altre 5 e poi sommo tutto. Grazie.
Quindi cioè, ci vuole anche la fortuna che Infatti, poi secondo me un altro limite è il tempo che uno ha a disposizione. I dati sono noiosi da fare, portano via tanto tempo senza alcuna soddisfazione apparente. Vedevo Certo. che il tempo stava peggiorando, tempo meteorologico, Sì, allora via, salto i dati tenete e conto sono che poi saltò M32, tenete conto che poi M33. esatto, che ce l'abbiamo tra l'altro, M33 Ed erano le 3 di notte. questa è M33 elaborata sempre con Iris, che è una galassia, e chiaramente vedete che i problemi di questa fotografia, che comunque ha un suo fascino, sono la quantità di pixel caldi, rossi e blu che risultano nella foto, cioè questi puntini rossi e blu sono degli hot pixel, si chiamano, cioè il sensore, quei pixel lì ce li ha bruciati e purtroppo quelli rimangono, bisognerebbe anche quelli, c'è una procedura che si chiama file cosmetico che prevede di, una volta fatto il dark frame, quello col tappo, c'è una procedura che va a cercarsi i punti caldi, fa una mappatura proprio delle coordinate X e Y di tutti i punti caldi e in fase di processing generale li rimuove. Perché non vengono rimossi con quel metodo sottrattivo questi? Sì, se si fa il file cosmetico, sì. Però il problema è che per fare un file cosmetico ci vogliono un po' di dark frame, se no non si riesce a individuarli con precisione. Per fare il dark frame ci vuole del tempo, perché Per però fare il dark frame, se io poi ci praticamente sono una foto. foto Allora, per dei minuti. il dark frame deve essere assolutamente. Cioè, io ho finito di fare la sessione fotografica, ho fatto foto da 6 minuti, i dark frame vanno di 6 minuti. Quindi io. Cioè, Sta correndo un'oretta sto lì. ancora un'oretta lì per fare almeno 10 fotogrammi da 6 minuti con gli stessi ISO, lo stesso tempo di esposizione, cioè devo lasciare fermo tutto e fare. Stessa cosa per l'offset, no, per l'offset basta fare fotogrammi da anche un 4 millesimo di secondo, il più rapidi possibile, però il problema è che bisogna farlo con la stessa temperatura della notte di quel momento. Cosa succede? Che se io faccio una sessione osservativa molto lunga, la temperatura durante la notte cambia, i dark frame cambiano ed è per quello anche che si fa una media e soprattutto l'oggetto in cielo scende magari o sale e mi interseca sezioni di cielo che possono essere più inquinate, meno inquinate, se lo sto riprendendo allo zenith è sicuramente più nitido, se vado giù è più torbido, cioè c'è tutta una serie di problematiche in questo tipo di fotografia che veramente poi uno, cioè, bisogna avere molta tenacia, nel senso che ci vuole pazienza, bisogna lavorare con metodo e soprattutto le prime volte i risultati non possono essere di rilievo, nel senso che come tutte le cose, si impara facendo e sbagliando soprattutto. Anche perché poi uno pensa che vabbè, prendo il telescopio guida, faccio, monto, cioè non è così. Purtroppo bisogna studiacchiare. Fortunatamente oggi con la rete c'è veramente un mondo di astrofili che mettono a disposizione e condividono la loro esperienza. A volte approfittano, nel senso che scrivono libri e se li fanno pagare, però per carità è tempo dedicato. Per esempio c'è un bellissimo libro di Comolli, che è fotografia digitale, non mi ricordo, che però spiega tutte queste cose. Invece per l'alta risoluzione c'è un bellissimo libro digitale di Daniele Gasparri che proprio dice tutti i trucchi, cioè qualsiasi cosa per fare l'alta risoluzione. Però anche da quei libri lì si evince che comunque ci vuole un certo tipo di attrezzatura, come tutte le cose, cioè per raggiungere risultati ottimali ci vuole un'attrezzatura buona, adeguata, come tutte le cose, cioè. Purtroppo per ottenere risultati decenti, tanto più sulla fotografia e profondo cielo. Diciamo che sull'alta risoluzione planetaria non servono grossi investimenti, al di là del telescopio che è chiaro, un C8 costa 1.000 euro. Un tubo ottico C8 della Celestron 20 centimetri, un C14 con il quale si hanno dei risultati stupefacenti. Però costa 6.000 euro, cioè solo il tubo ottico. Va bene, signori, direi che possiamo. Avete domande? Se avete domande, bene. Se no, per questa sera terminiamo qui e
E se poi ci sono interessi di elaborazioni personali, consigli, qualcosa, magari organizziamo una serata dove chi vuole portare magari dei propri materiali.